l'altra è per il piccolino che fra un po' nascerà. Vedi che l'abbiamo fatto dire. E quindi sono contento, è una gioia immensa e quest'anno dai, mi sto togliendo le belle soddisfazioni. Quindi a luglio nasce l'erede. In generale sì, in tutto sono soddisfazioni importanti oggi a livello calcistico, ma anche a livello personale, al di fuori di quello lavorativo. Sono contento, mi stanno succedendo belle cose. Maschio o femmina? Maschio. Hai già scelto il nome? Sì, però non dico. Non lo diremo a lui. Quindi adesso vai a passare la Pasqua giù a Salerno? Sì, vado a prendere mia moglie, che poi passerà l'ultimo periodo di campionato vicino, che ha voglia di starmi vicino e di vivere con me quest'ultima parte di stagione, che per noi è importantissima. Quindi passi la Pasqua con lei? Sì, poi saliamo subito. È la tua stagione migliore comunque dal punto sotto rete, 4 gol. 4 gol e un annullato. Sì, a livello realizzativo è sicuramente la stagione migliore. Non lo so, a livello tecnico generale. Penso che comunque il fatto di riuscire a fare qualche gol in più sia sicuramente un qualcosa che mi era mancato nelle stagioni passate, che sto cominciando a trovare e che per un centrocampista è fondamentale, perché l'apporto dei centrocampisti in una squadra, alle volte quando magari l'attaccante fa un po' più fatica a segnare, diventa fondamentale. E io ho sempre cercato di prendere esempio magari da Mattias, che è uno che vede la porta, vede gli inserimenti, e penso che anche dai compagni di squadra si possa imparare un pochino per migliorarsi. Quindi hai dato qualche segreto? No, però vedo che si muove molto bene, più è molto freddo, e quindi voglio cercare di arrivare come lui. Ma questo è un po' il tuo segreto, forse si è migliorato anno dopo anno, quindi la tua grande voglia di... Questo non lo so, comunque sicuramente non mi ritengo un giocatore dai piedi chissà che raffinati, però penso che fate dei più voi. Tutte e due le squadre hanno provato a superarsi, credo sia stata anche...